organizzati dall'ufficio autorità di gestione del PIOS Basilicata 2014-2020, dal Dipartimento Politiche della Persona, con il supporto del nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che sostanzialmente ci accompagnerà in questo ciclo di incontri attraverso i quali comincia un cammino che ci porterà alla nuova programmazione 2021-2027 e ci porterà a creare, per quanto sarà possibile, nel modo più avanzato possibile, un percorso di condivisione, di coinvolgimento, realizzazione di una piattaforma comune in virtù della quale programmare al meglio le risorse che ci attendono. Pregherei qualche informazione tecnica prima di cominciare. Pregherei tutti di chiudere i microfoni e contestualmente vorrei comunicare e informare sul fatto che questo appuntamento sarà videoregistrato e sarà successivamente condiviso sui canali social del PIOS Basilicata. Per cui questo, alla luce della condivisione e della privacy, lo porto a voi, perché chi ahimè non acconsente a questo è invitato a uscire dall'incontro. Chiedo, ho un problema di ritorno della mia voce che non riesco a capire da quale problema possa essere generato. Se per voi però non c'è nessun tipo di fastidio, io andrei avanti e continuerei nel ragionamento. Allora, ulteriore informazione tecnica: è previsto un attestato di partecipazione, purché il vostro nominativo all'atto dell'inserimento e dell'ingresso nella videoconferenza possa essere scritto in modo totale e completo, senza le sigle, al fine di consentire all'ufficio appunto di predisporre la documentazione. Bene, non voglio rubare altro tempo. Parliamo di un percorso di assoluta rilevanza ai fini delle politiche sociali, delle politiche di welfare, dei percorsi di integrazione, per cui passo immediatamente la parola alla dottoressa Angelina Marsicovetere del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata per un messaggio di saluto, un'introduzione all'iniziativa. Parola Angelina. Mi sentite? Buongiorno. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Scusate, ma sono con il tablet perché abbiamo avuto problemi con il computer stamattina. Dunque, io porto i saluti, buongiorno a tutti, porto i saluti per intanto del Dipartimento Politiche della Persona e in particolare del Direttore Generale Ernesto Esposito ed sono un funzionario dell'Ufficio Terzo Settore ed appunto con i fondi FSE dal 2016-2017 abbiamo iniziato a sperimentare delle azioni sul sociale, visto che prima insomma le azioni erano soltanto su altre fila, tipo lavoro, formazione e quant'altro. Quindi abbiamo attivato diversi progetti i quali hanno avuto una buona rilevanza e un buon esito positivo sul territorio. La prima sperimentazione è stata quella con i buoni servizio per gli asili nido per la durata di 3 anni, dove appunto abbiamo dato dei contributi alle famiglie della Regione Basilicata che iscrivevano i bambini presso gli asili nido, quindi sotto forma di voucher. Poi abbiamo sperimentato un progetto con prima e seconda finestra sulle famiglie multiproblematiche, e quindi raggruppando un po' il disagio sociale delle famiglie
le quali famiglie erano quelle non inserite nei redditi di cittadinanza o altri percorsi di sostegno, ma che comunque all'interno vi era un disagio familiare, quale insomma l'handicap, il sostegno per i minori ed altri, insomma tutto ciò che rientra nel disagio sociale. E abbiamo avuto appunto un buon riscontro, tant'è che a settembre 2020 abbiamo riproposto il bando per l'edizione appunto 2020. Adesso insomma, in base ai soldi, alle risorse che ci saranno e alle indicazioni appunto che il territorio e soprattutto gli ambiti territoriali dei servizi sociali ci potranno dare su come pensare di intervenire su altre fasce di disagio sociale. Quindi questo è l'obiettivo dell'incontro di oggi e insomma spero insomma speriamo tutti di arrivare insieme ad un'intesa per poter pensare a dei progetti innovativi. Nient'altro. Penso che insomma ho finito, non lascio la parola. Grazie dottoressa Marsicovetere, e passo immediatamente la parola al dottor Antonio Di Stefano del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, che ci darà una panoramica di questo percorso, introducendoci ai vari temi e sostanzialmente accompagnandoci a quello che oggi discuteremo e saremo invitati tutti quanti a condividere. A te la parola, Antonio. Grazie e buongiorno a tutti. Intanto sono molto contento di vedere che stamattina siamo in tanti, nonostante dopo ormai un anno di attività online siamo forse tutti quanti stufi, ma il fatto che siamo in tanti ci riempie di soddisfazione, perché ci fa capire che forse abbiamo colto un tema di interesse. Intanto perché questi quattro incontri? Questo ciclo di incontri un po' esegue un'attività alla quale l'amministrazione regionale è stata presente, che è un laboratorio della rete nazionale di valutazione sull'inclusione sociale, che è stato uno spazio nel quale, in buona sostanza, a dirle in poche parole, si è provato a fare il punto rispetto alle modalità con le quali la politica di coesione, quindi i fondi europei per intenderci, venivano utilizzati su i temi dell'inclusione sociale, e questo in un momento cruciale che è quello della chiusura di un ciclo 14-20, ma soprattutto dell'apertura di quello nuovo 21-27. Nel verificare nella serie di incontri a cui abbiamo partecipato anche le esperienze condotte su altri territori, ma anche per il lavoro che facciamo come nucleo rispetto quindi all'analisi delle attività con i fondi delle politiche di coesione sul territorio, un po' le cose che diceva la dottoressa Marsicovetere poc'anzi, ci siamo resi conto che questo tema, cioè quello di l'utilizzazione delle politiche di coesione sui temi di welfare dell'inclusione, è un tema un po' spurio, cioè un tema di sovrapposizione nella quale intervengono da un lato, la dico in soldoni per capirci, i programmatori, cioè quelli che disegnano le politiche e i programmi europei, e dall'altro lato invece gli operatori del settore, cioè le persone che lavorano sui territori, che lavorano nei dipartimenti, che lavorano presso l'ARBAB, cioè che invece si occupano di aspetti settoriali. Alla fine questi mondi in questa fase tendono a coincidersi, però questi mondi spesso parlano logiche diverse, lingue diverse, e quindi abbiamo pensato che potesse essere utile e opportuno organizzare una serie di incontri che ovviamente non hanno nessuna valenza solutiva, ma che definiscono in questa fase un dialogo, un confronto che possa essere utile sia alla costruzione dei nuovi programmi, ma anche a predeterminare le condizioni affinché nella fase esecutiva possa essere più facile l'attuazione dei programmi stessi. Quindi per farlo noi abbiamo immaginato un ciclo breve, che è un ciclo di inizio, ci auguriamo. L'abbiamo fatto ovviamente, come diceva il dottor Caporaso, di intesa tra nucleo e i due dipartimenti, con la collaborazione del dottor Caporaso, dottoressa Ulivi, dottoressa Nota, che ovviamente ringrazio,
con la disponibilità dei due direttori, a proposito del direttore dei Paldi anche porta i suoi saluti, e abbiamo immaginato questo percorso. Oggi è una prima giornata di inquadramento generale, nella quale il dottor D'Argento ci aiuterà a avere la panoramica rispetto alla pluralità di risorse che sono disponibili, e proviamo a capire anche strumenti di integrazione, anche partendo dalle esperienze che sono già state condotte sui territori. Nel prossimo incontro, saltiamo la settimana prossima perché c'è il 2, eccetera, eccetera, quindi andiamo in quella seguente, parleremo in maniera più approfondita con la dottoressa Chiara Diana di FSE, e quindi in particolare approfondiremo come il FSE nella programmazione 21-27 potrà dare un supporto alle politiche che ci interessano, quindi le politiche di inclusione, le politiche di welfare. Successivamente, l'altro giovedì, ragioneremo di esperienze interessanti condotte su altre regioni, in particolare ci parleranno delle esperienze condotte in Umbria e Marche, condotte utilizzando appunto anche provando a mettere a sistema le risorse europee. Abbiamo scelto queste regioni perché ci sembrano regioni che hanno dei modelli interessanti, magari come dire, non sono l'Emilia, quindi sono dei modelli comunque che forse sono più vicini alla nostra realtà. E chiuderemo con un altro ultimo incontro in cui parleremo di coprogettazione, presenteremo un'esperienza interessante condotta dal Comune di Potenza, e poi con esperti nazionali affronteremo il tema anche alla luce delle recenti introduzioni normative condotte con il decreto ministeriale di fine di marzo, perché riteniamo che anche il terzo settore sia un pezzo importante che chiude un discorso e ci aiuta a costruire un sistema di rete. Adesso non la faccio troppo lunga, Gianluca, quindi vado a chiudere. Ci auguriamo che questo percorso sia un percorso che, ripeto, non definisca soluzioni, ma apra spunti, apra relazioni, e ovviamente immaginando che di qui nei prossimi mesi possano poi esserci successivi luoghi, successivi contesti nei quali il confronto possa essere ulteriormente affrontato e approfondito. La scommessa, e chiudo, è quella di tutti insieme provare a costruire un sistema nel quale più agevolmente si possono trovare soluzioni di integrazione e di attuazione in una fase importante come quella che stiamo per vivere, nella quale ci sarà, se da un lato probabilmente una contrazione delle risorse nazionali, dall'altro lato, quelle per intenderci afferenti alle politiche di settore, ci sarà una crescita invece che verrà dalle politiche europee, dalle politiche del recovery. Dobbiamo essere bravi a capire il quadro e a inserirci in maniera appropriata. Penso di aver già abbondantemente usufruito del tempo che mi è stato concesso, quindi ti restituisco la parola. Antonio, grazie per averci delineato questo percorso. Ci troviamo di fronte a una pagina bianca tutta da scrivere, sperando di fare tesoro non solo delle cose positive che abbiamo realizzato, ma anche di tutto ciò che magari non ha funzionato e potrà funzionare meglio. Perché tutto questo accada, poggiamo i passi su quanto è accaduto fino ad ora, e allora passo la parola al dottor Piero D'Argento della Banca Mondiale, che ci illustrerà un po' quanto è accaduto anche alla luce delle emergenze epidemiologiche, quanto potrebbe verificarsi nei percorsi che ci stiamo cominciando a fare. A te la parola, Piero, buona giornata. Grazie Gianluca, buona giornata a te, grazie ad Antonio e più in generale alla dottoressa Marsico-Vetoli, al Dipartimento Politiche per la Persona e Programmazione e Finanze della Regione Basilicata per questo invito, per questa opportunità a confrontarmi con voi su temi così importanti. Nei minuti che mi sono stati concessi proverò a delineare molto brevemente per titoli alcuni elementi di scenario che in qualche modo sollecitano l'attenzione degli ambiti territoriali, dei sistemi territoriali di welfare, per poi provare a dare qualche indicazione su quello che si sta muovendo su uno scenario nazionale, in modo da consentire a ciascuno di voi di avere ulteriori elementi di riflessione per definire una programmazione puntuale anche sulle risorse del nuovo ciclo di programmazione sui fondi strutturali.
Alcuni elementi di scenario, alcuni elementi specifici sono ben noti a chi si occupa di programmazione nei sistemi di welfare territoriali. La regione Basilicata, come tutto il paese, ha le prese da... anch'io un ritorno. I microfoni, chiedo scusa, vi invito a chiudere tutti i microfoni, grazie. Grazie. Dicevo, anche la regione Basilicata, come tutto il paese, ha le prese con alcuni fenomeni da diversi anni che non sono nuovi. Per titoli, il progressivo, incessante, continuo, costante invecchiamento della popolazione, quella che abbiamo imparato a... non so se mi devo fermare, Gianluca, o se provo ad andare avanti nonostante io senta molto... Inviterei tutti i partecipanti a chiudere i microfoni, perché in effetti si creano insomma dei livelli acustici alquanto fastidiosi che rendono difficile poi l'intervento del dottor D'Argento. Grazie. Vai Piero. Ok, no, io provo ad andare avanti lo stesso, temevo soltanto che non si sentisse. Dicevo, uno dei fenomeni con i quali da tempo noi siamo tutti i sistemi territoriali di welfare sono alle prese è quello che abbiamo imparato a definire transizione sociodemografica, cioè il progressivo invecchiamento della popolazione dovuto anche a questo questa costante riduzione delle nuove natalità. Ancora una volta noi quest'anno, e ormai è una costante da 6, 7, 8 anni a questa parte, tocchiamo il minimo storico dei nuovi nati nel nostro paese a partire, pensate, dalla Unità d'Italia, cioè dalla fine del 1800, quindi c'è una tendenza ormai consolidata che prima caratterizzava solo le regioni del nord del nostro paese, quelle settentrionali, ma adesso riguarda anche noi delle regioni meridionali, che insieme all'allungamento della vita media, su quale poi diremo qualcosa nell'ultimo anno, produce questo effetto, e questo è uno degli elementi evidentemente più importanti, perché produce una pressione sui sistemi territoriali di welfare che diventa difficilmente sostenibile per le dimensioni e la portata, e quindi impone processi di riforma anche molto duri, molto strutturalmente significativi, e sui quali proviamo a trovare soluzioni ormai da oltre un decennio. Accompagnato a questo processo di transizione sociodemografica si registra anche quella che in letteratura definiamo transizione epidemiologica, cioè le modifiche della qualità, delle caratteristiche di questa domanda di assistenza, che si concentra quasi naturalmente sulle aree della cronicità, e quindi questo comporta, diciamo, una riorganizzazione dei sistemi sociosanitari del nostro territorio, del nostro sistema di welfare territoriale, con tempi che ormai sono diventati abbastanza urgenti, e come vedremo anche la programmazione sulle risorse comunitarie su questo ci dà qualche indicazione più specifica. A partire poi dal 2008, cioè da quando abbiamo conosciuto la crisi finanziaria nella sua apice, negli anni successivi anche il tema delle nuove e vecchie povertà è diventato centrale nella programmazione territoriale, tanto da essere arrivati buon ultimi in Europa a introdurre una misura di contrasto alla povertà, un livello essenziale di prestazioni, tema sul quale peraltro la sperimentazione e il lavoro della Regione Basilicata, che ne aveva anticipato alcuni dei contenuti, è stato molto utile a ottimizzare gli interventi. In questo quadro che ho citato, scusate la velocità e la superficialità per titoli, naturalmente si sono acuite alcune situazioni per quello che stiamo vivendo dai primi mesi dello scorso anno, cioè la pandemia. Anche qui ci sarebbe tanto da dire, però è evidente che se da una parte la pandemia ha reso più acuti questo tipo di problemi, quei problemi che già vivevamo, ai quali ho accennato poco fa, ne ha introdotti anche di altri. Vado per titoli anche qui perché i minuti corrono. Quando tutto questo sarà finito, e speriamo presto, e potremo cominciare a guardare le fotografie, alcune drammatiche, di quello che è successo, ci renderemo conto
di una serie di cambiamenti strutturali che sono passati sotto i nostri occhi. Considerate che, solo per citare le situazioni più drammatiche, noi l'anno scorso abbiamo avuto una mortalità che è un terzo, quasi il 33% maggiore della media degli anni precedenti. Abbiamo avuto 100.000 vittime in più nel nostro paese rispetto alla media dei morti. E questo, per esempio, prima citavo l'allungamento della vita media, e per la prima volta l'anno scorso si è ridotta la speranza di vita. Si è ridotta Dicevo, si è ridotta la speranza di vita di oltre un anno, che è un valore enorme, sul quale prima i margini di cambiamento si registravano su archi di tempo molto più ampi. Ci sono alcune questioni non meno importanti, anche se sono legate più ad ambiti di policy specifica. Considerate, per esempio, che nel 2020 in Italia le domande di aiuto, le richieste di aiuto ai centri antiviolenza sono raddoppiate rispetto all'anno precedente, arrivando quasi a 13.000 domande quando erano 7.000 nel 2019, quasi il doppio, perché evidentemente la situazione di convivenza forzata alla quale siamo stati costretti per effetto del lockdown ha visto l'emersione di problemi e tensioni intrafamiliari. Il numero complessivo delle persone che accedono alle misure di contrasto alla povertà è aumentato in modo importante, significativo. Ormai siamo a 3 milioni e mezzo di persone, oltre 1.600.000 nuclei familiari. Su Basilicata parliamo di 16.000 nuclei familiari coinvolti solo sul reddito di cittadinanza, altri 5.000 sul reddito di emergenza. Ma anche il questo anche la dottoressa Massicovetere nel suo intervento, nel quale citava le misure già realizzate, ci faceva riferimento. Pensate a quello che è necessario fare sul tema della povertà educativa, anche per gli effetti dovuti alla didattica a distanza, che come sapete benissimo ha evidenziato in maniera plastica come le opportunità rispetto all'accesso alle attività educative hanno una forte connotazione di diseguaglianza, cioè le opportunità di accedere a una formazione qualificata sono strettamente connesse alle condizioni sociali e culturali dei nuclei familiari nei quali i nostri bambini vivono. Insomma, si tratta di questioni che stanno sullo sfondo e che qualificano i processi di programmazione che ci aspettano. E infatti non è un caso che il PNRR, che prima Antonio Di Stefano citava, su questo dà delle indicazioni. E non solo delle indicazioni, ma mette a disposizione una mole di risorse, una quantità di risorse che probabilmente, anzi senza il probabilmente, nel nostro paese non abbiamo mai visto per questa, di questa portata. Però prima di parlare di questo voglio, diciamo, evidenziare quello che per me è uno dei problemi principali che le pubbliche amministrazioni, i sistemi di welfare territoriali si trovano già a fronteggiare. Anche perché per poter utilizzare al meglio le risorse finanziarie occorre quella che gergalmente si chiama la capacità amministrativa, capacità istituzionale, che potremmo tradurre un po' più prosaicamente in una dotazione organizzativa e organica capace di fronteggiare e prendere in carico questi problemi e la gestione di queste risorse. Faccio un solo esempio piccolino che però in qualche modo è per noi significativo. Noi una dotazione di risorse sulle strategie di contrasto alla povertà significativa abbiamo già avuta col ciclo di programmazione precedente, pensate al PON inclusione o anche al fondo povertà. Eppure lì, per quel che conosco io, quel poco che conosco io degli ambiti lucani, abbiamo fatto fatica a fare spesa. Il problema che noi abbiamo, che rispetto all'attuazione del PNRR non è soltanto un problema lucano, è un problema nazionale. Già le amministrazioni locali, le regioni che hanno amministrazioni locali con dotazioni organiche che noi ci sogniamo, cioè significativamente più quantitativamente più alte, più strutturate, più importanti di quelle che abbiamo noi, si stanno seriamente, ma molto seriamente, ponendo il problema di come gestire queste risorse, di quali competenze dal punto di vista delle competenze, ma anche dal punto di vista quantitativo, di quante risorse umane sarà necessario mettere in campo per gestire in una misura più efficace questi interventi. È partito, come avete visto, il primo concorsone dei 2.800, ma sicuramente
non sarà sufficiente, non è sufficiente. Noi abbiamo un problema di struttura organizzativa e su questo si sta lavorando sulla semplificazione delle procedure relative al reclutamento del personale. Nella ultima legge di bilancio avete visto gli interventi finanziari a sostegno dell'assunzione di assistenti sociali, anche su questo, nonostante l'indicatore del il limite indicato dalla legge di bilancio era troppo alto per consentire alle regioni, alla buona parte degli ambiti delle regioni meridionali di accedere, in qualche modo indica una tendenza, magari in sede di conversione del decreto, di uno dei decreti in discussione o il prossimo anno questo limite verrà modificato e reso più accessibile anche agli ambiti territoriali delle regioni del Mezzogiorno. Però quello che voglio evidenziare, voglio portare alla vostra attenzione, è la tendenza. Dopo tanti anni di blocco del turnover nell'assunzione degli operatori, le norme stanno cambiando, le regole stanno cambiando. Dal criterio relativo al turnover 1 su 4 che regolava precedentemente le assunzioni della pubblica amministrazione, si è passati alle nuove regole, quelle del rapporto tra le dimensioni, la spesa complessiva del personale degli enti e le entrate generali dell'ente stesso. È questo rapporto che adesso determina le capacità assunzionali. E peraltro, quando si tratta di assunzioni fatte con risorse eterofinanziate, cioè trasferite dallo Stato, che sono tutte le risorse di cui stiamo parlando quest'oggi, l'impatto sulle capacità assunzionali le norme lo neutralizzano, come molti di voi sapranno già. Ma senza andare troppo sui tecnicismi, che forse non è il senso del nostro incontro di oggi, l'obiettivo sul quale segnalo alcune regioni, per esempio, stanno pensando a delle procedure specifiche a regia regionale, sia dal punto di vista del reclutamento, cioè concorsi a regia regionale, procedure concorsuali a regia regionale, sia di assistenza specifica ai territori e comuni nella gestione della programmazione del fabbisogno proprio sul PNRR. Quello che voglio segnalare è appunto che questo è un problema specifico. Potremmo anche qui approfondire ulteriormente, ci sono troppi ambiti territoriali lucani che, per esempio, su un livello essenziale delle prestazioni come il servizio sociale professionale, utilizzano ancora le prestazioni di lavoro autonomo, quanto forse da questo punto di vista è possibile, ma dico naturalmente con tutte le problematicità che ciascuno di voi conosce, programmare un intervento diverso, diciamo, che porti alla stabilizzazione di questo personale, alla loro introduzione nei quadri strutturati della pubblica amministrazione. Ciò che è sicuro, al di là di questi aspetti più specifici, è che noi andiamo verso una riconferma del PON inclusione con dotazioni economiche maggiori di quelle precedenti. Il precedente PON inclusione aveva 1 miliardo di euro complessivamente a livello nazionale, è previsto il nuovo PON 21-27 con risorse in aumento, è previsto naturalmente il nuovo fondo povertà, ma anche su questo noi registriamo un ritardo di spesa. Abbiamo da rendicontare ancora le risorse del fondo povertà 2018, quando in queste ore, in questi giorni, in queste settimane ci vengono trasferite le risorse del fondo povertà 2020, che sono raddoppiate rispetto a quello dell'anno scorso. In più, ormai sapete, perché se ne parla quasi tutti i giorni, delle risorse stanziate sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Qui, per esempio, è stato indicato, per iniziativa della società civile, della rete delle organizzazioni che si chiama Network per la non autosufficienza, la riforma della non autosufficienza. Quindi noi andiamo sul tema della transizione sociodemografica, dell'invecchiamento attivo, finalmente 25 anni dopo la prima ipotesi di riforma della non autosufficienza, a una riforma organica che, rispetto alla quale il governo si è impegnato con la Commissione europea ad approvarla entro la fine di questa legislatura. Avete visto, immagino, ciascuno di voi avrà avuto modo di vedere gli stanziamenti, ci sono 4 miliardi di euro sulla domiciliarità, che quindi diventerà la priorità assoluta di intervento della nuova riforma sulla non autosufficienza, ci sono 500 milioni di euro per la riconversione delle strutture, delle RSA in appartamenti protetti di dimensioni più piccole, ma probabilmente qui il nodo più grosso, quello sul quale ci sarà il confronto, diciamo, importante e vero, sarà eventualmente l'indennità di accompagnamento, la riforma dell'indennità di accompagnamento, che pur non citata esplicitamente nel PNRR è considerata, diciamo, il presupposto per una vera ed efficace riforma della non autosufficienza
in Italia. L'impatto di tutto questo sul piano dell'integrazione tra servizi sociali, servizi sanitari a livello territoriale sarà enorme, pertanto occorre prepararsi per gestirlo nel modo migliore. Sapete che la struttura complessiva del PNRR è articolata in missioni, vi segnalo di leggervi attentamente almeno la missione 5 e la missione 6, sono diverse le missioni che riguardano la riforma della pubblica amministrazione a livello territoriale, ma quelle che toccano più da vicino i temi di cui stiamo discutendo sono la 5 e la 6, nella quale sono inserite, ma qua davvero vado per titoli, ma l'invito è ad approfondirli, le misure di contrasto alla grave emarginazione adulta, le strategie di housing first che diventano centrali nel reclutamento, nella individuazione di opportunità abitative per le persone che vivono a grave emarginazione adulta, la riforma delle politiche per il lavoro, l'integrazione, i processi di governance più maturi di quelli che abbiamo sviluppato in questi anni sono una precondizione di efficacia, quindi l'integrazione tra i diversi settori delle politiche pubbliche che riguardano questi temi, un intervento significativo, un investimento significativo nel contrasto alla povertà educativa e nel sostegno alle funzioni genitoriali. In tutto questo si sta cercando di introdurre processi di semplificazione delle procedure amministrative, alcune cose le avete lette già, altre per esempio prevedono la possibilità di utilizzare nel rapporto con le organizzazioni di terzo settore le procedure di coprogettazione, ma su questo opportunamente nel percorso che avete proposto avrete un approfondimento tecnico specifico e pertanto non dico nulla. Mi sono già mangiato molto oltre i minuti che mi avevate concesso, chiudo soltanto così Gianluca. Io credo, diciamo, davvero che senza la retorica che spesso accompagna la presentazione delle opportunità che le risorse comunitarie offrono ai nostri territori sia davvero una sfida enorme. Il problema maggiore che abbiamo è, diciamo, essere capaci di coglierla, cioè dare ai nostri territori, ai nostri uffici, alle nostre amministrazioni una struttura organizzativa e amministrativa capace di reggere la portata di questo cambiamento così radicale. E questo è il problema più grande, secondo me, che abbiamo ed è quello sul quale occorre mettersi in gioco. A te la parola. Piero, grazie per questo viaggio, anche se breve, che parte dai tassi di natalità così bassi addirittura fino ad arrivare ai tassi di mortalità, insomma una panoramica davvero molto ampia, da cui però emerge comunque un aspetto davvero fondamentale. A fronte delle tante risorse che arriveranno per le politiche di welfare, per l'integrazione, si aprono delle criticità molto forti che vanno nella logica della capacitazione della spesa, dell'uso delle risorse, della semplificazione, dell'integrazione, della capacità di integrare le risorse disponibili e probabilmente prima ancora anche nella capacità di intercettare i livelli di criticità che i territori manifestano per meglio costruire le strategie di intervento. Oggi siamo 101 persone, vedo adesso presenti a partecipare a questo appuntamento. Mi sembra uno straordinario punto di partenza per provare a costruire tutti insieme un percorso. Aprirei agli interventi dai territori, invitando chi vuole parlare ad alzare la manina che appare sui vostri schermi, invitandovi sin da ora a governare il tempo dell'intervento perché sia possibile da qui alle 12:30 orario massimo che ci siamo dati per la chiusura del nostro incontro, garantendo quindi a quante più persone la possibilità di intervenire, di condividere e di portare il proprio punto di vista, il punto di vista del proprio territorio rispetto alle questioni. Ovviamente il mio invito è anche quello di raccontare le criticità. Piero parlava di criticità legate appunto alla
alla capacità amministrativa di gestire tutte queste risorse. Ci sono criticità legate ai target e ai bisogni del territorio stesso, all'integrazione tra politiche sanitarie e di welfare, insomma ce ne sono tante. Apriamo agli interventi e un'unica richiesta, diciamo così, dei tempi ragionevoli per ognuno. Vi chiamerò in base alle mani che vedo alzate e al... non avendo di fronte a me un quadro diciamo così cronologico, man mano che vedrò le mani alzate per la richiesta di intervento, vi chiamerò. Non create troppa ressa, ovviamente, perché altrimenti. Ecco, Marilene Ambroselli, Comune di Potenza, prego Marilene, Marilene, benvenuta, buongiorno, a te la parola. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo intervenire brevemente perché ritengo che questa iniziativa che la Regione abbia adottato sia un'iniziativa molto importante, proprio perché in questo momento credo che ci sia necessità anche di individuare delle linee di indirizzo comuni che possano supportare i territori nell'affrontare questa nuova sfida. Sappiamo bene che è una sfida che non avrà un orizzonte temporale lungo, no? Tutto si consumerà, credo, nel giro di pochi anni, 2 o 3 anni, cioè queste risorse le avremo in questo arco temporale, dopodiché dobbiamo guardare oltre e cercare di lavorare bene in questi 2 o 3 anni perché possiamo poi raccogliere i frutti degli investimenti nei successivi anni. Quindi diciamo che siamo in un periodo, si può dire, d'oro per le risorse, per ciò che concerne le politiche sociali, ma dobbiamo, secondo me, già da ora guardare oltre negli anni in cui ci sarà ovviamente una diminuzione naturale delle risorse. Però proprio per questo io insomma condivido tantissimo le osservazioni che sono state fatte fino ad ora, in particolare dal dottor D'Argento, rispetto alla criticità della capacità amministrativa nel poter utilizzare in velocità le risorse, nel poterle integrare, perché un'altra sfida importante a mio avviso è l'integrazione delle risorse e i finanziamenti. Chiedo a Gerardo di silenziare il proprio microfono. Grazie. Tenendo conto che i finanziamenti sono anche finanziamenti diversi con delle regole anche di rendicontazione diversi, per cui poter rafforzare tutti i territori anche rispetto a questa dimensione è importantissimo. Vanno quanto più sollecitato insomma interventi normativi che consentano appunto l'assunzione di amministrativi dedicati al settore del sociale, perché altrimenti ci blocchiamo, perché è vero che c'è i limiti sono stati abbassati o ridotti insomma per ciò che concerne le professioni sociali, ma sull'amministrativo comunque permangono i limiti sulle capacità assunzionali, quindi è importante agire secondo me anche come impulso perché si possano insomma modificare alcuni limiti. È importante ovviamente secondo me condividere che tutti i territori, insomma la Regione Basilicata è un territorio piuttosto piccolo, quindi abbiamo la capacità di poterci confrontare, di poter portare avanti insieme anche un lavoro di confronto, perché i numeri ce lo consentono, anche perché è fondamentale che sulla regione non si abbiano territori che viaggino con tempistiche diverse, e perché è importante anche poterci contaminare, no? Delle buone prassi che ognuno ha potuto mettere in campo e poterle mettere a disposizione. E brevemente chiudo. Però non vedo niente io, per te. Nodo fondamentale che credo vada subito messo nella
nell'agenda di riflessione o anche di, diciamo, del tavolo di lavoro è con l'integrazione con la parte sanitaria, che già a livello nazionale ovviamente si sta mettendo a fuoco, che è fondamentale poter, insomma, divenire, insomma, ad una effettiva integrazione. A maggior ragione. Chiedo scusa, grazie ad Arrigo, dovrebbe chiudere il microfono, grazie. Sì, mi scusi. A maggior ragione in questo momento in cui, tra l'altro, nelle misure messe in campo ci richiedono di dover, insomma, così, dialogare costantemente con la parte sanità, è fondamentale, insomma, che anche a tutti i livelli, nazionale ma anche regionale nonché locale, si inizi, diciamo così, a parlare le due componenti, perché quello che abbiamo potuto, insomma, osservare in quest'ultimo anno è che se sociale e sanità dialogano in maniera, diciamo così, proficua, costante, i risultati si ottengono e ovviamente a lungo termine si abbassano anche, insomma, così, i costi, diciamo, anche per la sanità, perché noi abbiamo potuto rilevare su alcuni casi concreti questa cosa, per cui è fondamentale questo. Comunque io ringrazio, diciamo, questa iniziativa che la ritengo veramente molto proficua. Grazie. Grazie Marilene. Per i complimenti che, insomma, vengono diffusi e sparsi e condivisi, ma soprattutto grazie per il tuo intervento, che a quanto pare si concentra molto su questa attesa di capacità, no? Da parte della pubblica amministrazione a intercettare e utilizzare al meglio l'amore di risorse che, insomma, a breve saranno disponibili. Inviterei anche altri referenti degli altri territori a intervenire, ma anche, vedo anche referenti di altri enti regionali che, insomma, sono sentitamente invitati a dare un contributo a questa giornata. Isabella Urbano, prego. Va bene, provo io giusto così a fare una piccola considerazione. Buongiorno a tutti, anche a seguito dell'intervento di tutti quanti voi e quello della dottoressa Ambroselli, insomma, condivido il pensiero espresso precedentemente. Una piccola riflessione. Intanto sono molto contenta di questa possibilità, ritornare a parlare di sociale dopo un tempo in cui, diciamo, il confronto diretto forse è mancato, è qualcosa che mi riempie di gioia, perché mi fa pensare che non è assolutamente utopistico pensare alla possibilità che ci si possa rimettere insieme. Vedo tanti compagni di viaggio tra queste 100 persone di cui prima parlava Gianluca, e compagni di un viaggio che ci ha accompagnato per molti, molti anni. Io, la mia vita lavorativa si è spesa in questo settore, io lavoro adesso in Arlab, si è spesa in questo settore per tanto tempo, quindi diciamo che il panorama è cambiato tantissimo negli anni, però diciamo che noi siamo rimasti, credo, gli stessi, con la stessa voglia di poterci mettere insieme e ancora riprogrammare. Soltanto una piccola riflessione, proprio perché il tempo che abbiamo avuto a disposizione è stato tanto lungo, ha rappresentato così tanti anni del nostro lavoro. L'esperienza mi ha insegnato una cosa, che molto spesso non sono stati i soldi a fare le cose e le risorse, ma sono state le persone. Quindi io ricordo, e chi lavora e chi è in questo gruppo ne è sicuramente testimone, di aver lavorato intensamente con interventi significativi sul territorio, che hanno
segnato anche positivamente le vite di tante famiglie, di tanti ragazzi, interventi che magari hanno avuto bisogno di pochissime risorse per poter essere attuati. Quindi io non credo molto nelle risorse economiche per poterci mettere insieme e fare delle cose. Sono convinta che ci vuole quello che stiamo facendo oggi, rincontrarci, rimetterci insieme, ripercorrere le esperienze passate, capire le cose che hanno funzionato, quelle che non hanno funzionato, lì dove abbiamo avuto i contatti diretti con l'utenza. Io personalmente negli anni ho perso il contatto visivo diretto con le persone e questa è una cosa che non ho capito perché è successa, ma forse anche perché interventi così ampi che si sovrappongono, anche perché molte volte le iniziative si sovrappongono, mi fa perdere il contatto con le persone. Noi abbiamo lavorato in interventi formativi soprattutto, che hanno dato risposte anche importanti ai cittadini. E quindi, come diceva anche la dottoressa Ambroselli, in un territorio così piccolo quale il nostro, io credo che questi gruppi possano avere una significativa importanza e rappresentatività e continuità di un lavoro che è fatto di persone. Grazie, poi magari nel corso della giornata, se ci sono altri spunti, volentieri riparteciperò. Grazie per questa opportunità intanto. Grazie a te Isabella, grazie. Invito Norma, che ha alzato la mano, all'intervento. Sì, buongiorno a tutti. Sono la dottoressa Nasti Norma, assistente sociale, e voglio soltanto condividere. Sì. Di quale ambito, scusaci, così... Allora, al momento... A beneficio Redder... di chi non... Ma sì, quindi Val d'Agri, benissimo. Sì, sì. Massimo Reddito Redder, di cittadinanza. Okay. Io però ho incominciato nei comuni nel lontano 2002, marzo 2002, sono 19 anni, che sento parlare... Adesso sì, fa piacere che si dia la giusta attenzione. Dopo tanti anni di vuoto istituzionale, io mi dispiace dirlo, ma in primis la Regione Basilicata non ha abbandonato, lasciando ai comuni gestire i servizi sociali territoriali, e siamo arrivati oggi che posso dire non è cambiato nulla, anzi l'entusiasmo del 2002, quando si sono attivati, sono stati istituiti i piani sociali di zona, oggi siamo forse, non è stato fatto nulla fino ad allora, tranne che l'impegno, io parlo poi per me stessa e altri colleghi che per anni continuano a lavorare con contratti a tempo, a termine, e ce ne sono tanti, vabbè, partite IVA e quant'altro, e niente, non è cambiato nulla da allora. I servizi, allora, la nostra regione è piccola, una piccola regione, e poteva essere la prima in Italia, per le risorse che abbiamo economiche, a istituire i servizi sociali in tutti i comuni, con assistenti sociali, psicologi, va bene, educatori e quant'altro. Oggi molti comuni della nostra regione non hanno i servizi ancora attivati, e non c'è un controllo da parte della Regione Basilicata. Quindi questo va detto, e mi auguro con questo vostro primo incontro, spero che ce ne siano altri e che si faccia veramente quello che doveva essere fatto nel lontano 2002, ripeto. Sì. Io avevo 29 anni, faccio le mie sono arrivata a 48 anni e faccio il mio lavoro con passione, con amore, e mi ritrovo invece allo stesso punto del 2002, quindi non è cambiato praticamente nulla. Quindi invito tutti a riflettere, c'è necessità
che le persone, le famiglie chiedono qualsiasi tipo di informazione, di sostegno è necessario oggi, soprattutto poi alla luce del Covid e di tutto quello che stiamo vivendo, della presenza delle istituzioni, parlo di istituzione dei servizi sociali nei nostri comuni. Quindi vi auguro buon lavoro. Scusami Norma, posso intervenire prima che tu chiuda? Scusami Norma, volevo chiederti una cosa. Al di là di quella che è la criticità da te evidenziata, che va nella logica proprio di una infrastrutturazione dei servizi sociali diffusa su tutto il territorio, che diciamo così si collega anche ai discorsi che venivano fatti in precedenza sulla preparazione, sulla possibilità di avere dei territori pronti anche a gestire nel migliore dei modi le risorse. Volevo chiederti, rispetto a quello che è il punto di osservazione del tuo territorio, anche alla luce di quello che è stata l'emergenza Covid e quindi alcuni passaggi ancora più drammatici sulle fragilità, quali ritieni possano essere gli elementi su cui con maggiore decisione bisogna quanto prima intervenire? Ci puoi portare l'esperienza? Grazie. Sì, chiedo scusa. Allora, intanto, ripeto, istituire i servizi sociali in tutti i comuni della Regione Basilicata. Okay. Due, il personale, il contratto, non possiamo più andare avanti con avvisi pubblici, contratti a termine, parlo di noi assistenti sociali e psicologi, ripeto, e quant'altro, perché anche il discorso continuità non è mai stato preso in considerazione. Perché quando si seguono le famiglie si devono seguire diciamo a lungo termine, cioè per quello che è possibile, insomma con un contratto a tempo indeterminato si lavora anche in maniera serena e tranquilla e si riesce quindi a dare anche una risposta alle famiglie in maniera adeguata, perché siamo noi in difficoltà, diciamo le cose come stanno. Se andiamo avanti così, oramai è la fine, proprio perché ci sono colleghi che stanno andando anche in pensione e hanno vissuto la loro esperienza professionale con contratti a termine. Ecco, questo è importante dirlo, questa è la prima cosa. Grazie. Poi, non ci sono anche servizi, allora abbiamo, va bene, i servizi di assistenza domiciliare dal 2004 in poi sono stati poi attivati nei comuni. Vabbè, adesso abbiamo l'altro punto un po' difficile da gestire, è il reddito di cittadinanza, i fondi PON con i servizi sociali territoriali. Anche lì ci sono difficoltà. Insomma, avremo molto da poter discutere, affrontare questi temi perché sono importanti. Però ripeto, dobbiamo partire dalle persone, dagli operatori. Perché se continuiamo così, parte il burnout, perché poi alla fine si lavora e poi, io parlo per me, assolutamente, ci sono anche altre colleghe che danno la vita alle persone, ecco, e poi invece si ritrovano a dover combattere con le istituzioni per questi contratti, ripeto, e basta, si deve partire da questo, quindi è inutile che ci diamo attorno. Se non grazie ci sono operatori, i servizi non possono essere, non ci sono, non esiste, il servizio sociale non esiste, non ci sono gli assistenti sociali, ripeto, e l'equipe poi predisposta. Grazie per l'intervento. Va bene. Grazie di nuovo, chiedo scusa. No, ci mancherebbe, grazie a te per aver portato in condivisione i tuoi punti di vista. Grazie mille. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Vedo tanti amici, insomma, dai territori, dagli ambiti, dagli uffici. Di fronte a me, io non vedo, non ho la visualizzazione di tutti e 112 partecipanti, ma proprio di fronte a me nel quadro ho Imma Vitali. Imma,
Grazie per questo sorriso, ma oltre al sorriso sarebbe bello ascoltare anche le tue parole in ambasciata di un territorio di assoluta rilevanza, qual è quello del Metapontino, insomma. Okay. Buongiorno a tutti. Anche a te, buongiorno. Innanzitutto, saluto dall'inizio. Niente, io ritengo che sia comunque un'opportunità questa, quella di incontrarci per condividere idee, per condividere iniziative, per condividere anche delle criticità. E se partiamo dalle criticità, di là poi iniziamo a parlare e di lì viene giù una valanga di criticità, di quante ce ne sono a tutti i livelli, da quelli che riguardano l'assunzione del personale, a quello che riguarda la programmazione, a quello che riguarda le risorse, che non sono forse il vero problema, ma il problema è che se ci sono le risorse ci vogliono anche le persone che lavorino poi alla programmazione di queste risorse. Perché laddove anche chi effettivamente debba lavorare si ritrova in una situazione di difficoltà e quasi di essere in pochi, di avere poca forza lavoro, anche per questo la criticità è tanta e notevole. Per quanto riguarda la programmazione in sé per sé, io sono sempre stata dell'idea che se non c'è una effettiva integrazione a tutti i livelli, quindi quando parlo di integrazione a tutti i livelli parlo di servizi sociali, di azienda sanitaria, del terzo settore, ma che non significa poi fare soltanto un elenco dei vari soggetti che possono essere coinvolti nella programmazione, ma che a mio parere significa iniziare a scrivere davvero nero su bianco il chi fa che cosa e come lo fa e quanto, quando lo fa e soprattutto quanto ci investe. Perché se la programmazione dobbiamo puntare alla domiciliarità, e parlo quello che diceva poc'anzi il dottor D'Argento, l'integrazione per quanto la disabilità o la fascia anziana della nostra popolazione, quelle criticità muovono, è un disagio sociale che muove da un disagio sanitario. Per cui anche la presa in carico di una persona con disagio sociale, anziano disabile che sia, se non c'è l'effettiva integrazione anche con la parte sanitaria, non ce ne sarà mai l'integrazione. Se da questo aggiungo, io questa cosa la dico sempre, ma sono quasi io stessa scocciata di ripeterla, se invece continuiamo a tutt'oggi a parlare di ADI, assistenza domiciliare integrata, ma che poi in realtà si tratta di assistenza domiciliare programmata, perché è di quello che parla la 3.8, perché l'integrazione prevede che almeno due soggetti siano coinvolti. L'ADI invece la eroga l'azienda sanitaria ed è affidata alla buona volontà dell'operatore che lavora nell'ADI, che laddove dovesse rilevare anche criticità di tipo sociale, coinvolge il servizio sociale territoriale per condividere un piano di assistenza individualizzato che veda l'uno e l'altro soggetto coinvolti nell'assistenza. Quindi sì, che ben vengano questi incontri, però agli incontri poi sì, devono seguire altri, proprio la produzione di atti che secondo me deve essere ben chiaro, soprattutto il chi fa che cosa, un nomenclatore dove ognuno, chiunque legga quello che c'è scritto, ha lo stesso significato per chiunque legga quel tipo di documento, per chiunque legga quel vocabolo. Assistenza domiciliare integrata significa, lo leggo io ed è quello il significato, lo legge chi che sia, il significato è lo stesso, altrimenti ognuno di noi continua a dare il significato che ha nella sua che ha imparato ad attribuire a quel vocabolo, che ne so, nel suo percorso formativo, faccio per dire. Quindi questo deve essere. Che ci siano questi tavoli, che ben vengono, anche perché la regione Basilicata è una piccola regione spacchettata in ambiti, però se ogni ambito programma e decide per quello che meglio ritiene opportuno, se ci fosse una programmazione più condivisa, maggiormente condivisa tra ambiti, si darebbe anche l'unitarietà di un territorio, perché è vero che la programmazione è d'ambito, ma è vero pure che la nostra regione 131 comuni sono, e un comune che fa parte dell'altro ambito, se un cittadino che fa parte di un ambito piuttosto che di un altro, tra di loro si confrontano. Non può essere che in un ambito lo stesso servizio venga gestito in maniera diversa dall'ambito del comune che dista 15 chilometri. Quindi che ben vengono questi incontri, ma che gli incontri poi seguano la parte proprio fattiva, all'incontro fa seguito quello che è un'azione concreta.
Quindi che benvengono, grazie anzi per questa cosa, certamente. Grazie, grazie Imma, anche tu sottolinei la necessità di lavorare su, insomma, su, sulla strutturazione della squadra, delle squadre. Della rete. Della rete, benissimo. Fare squadra, questo sì, questo è il tema fondamentale per me. Grazie, è un aspetto che viene forte fuori dai vostri interventi. Allora passo la parola a Maria Rossella Primula. E intanto chiedo a Incoronata Colangelo di disattivare il microfono. Salve Incoronata. Ciao. Grazie. Allora, Maria Rossella, ci sei? Sente? Sì. Adesso sì, okay. Adesso sì, vai. Buongiorno. Anche a te. Allora, prima di tutto apprezzo molto questo incontro. Io lavoro al Centro per l'Impiego di Melfi Lavello. E mi occupo di orientamento specialistico, quindi delle politiche attive del lavoro e apprezzo molto, ecco, questo appuntamento perché anche noi vorremmo, come Centro per l'Impiego, che ci interfacciamo sistematicamente con le persone che vivono una condizione di disagio per l'inserimento lavorativo e rientrare nella programmazione e sedere ai tavoli insieme, ecco, a chi si occupa più specificatamente di dei servizi sociali e poter dialogare anche con l'area sanitaria su questi soggetti con una valutazione appunto multidisciplinare e una programmazione di interventi multidisciplinari sarebbe auspicabile. C'è un minimo di dialogo, lo stiamo vedendo adesso con il reddito di cittadinanza per i PUC, però è necessario mettere a sistema tutto questo lavoro e far sì che diventi un intervento di base programmato per le azioni che devono essere svolte a favore sia dei beneficiari del reddito di cittadinanza, ma per tutti i cittadini che vivono una condizione di disagio sociale. Quindi io condivido chi mi ha preceduto proprio per creare sempre di più dei tavoli di programmazione condivisi con appuntamenti proprio concreti, perché sono le persone, sono gli operatori che, se messi insieme nella modalità più opportuna, più giusta, questo rende poi, fa utilizzare meglio le risorse e produce degli interventi veramente efficaci sul nostro territorio che è piccolo e che noi conosciamo abbastanza bene lavorando sul territorio e che insieme possiamo veramente fare delle azioni efficaci. Grazie. Grazie a te Maria Rossella, anche per il tuo intervento che ci spinge a guardare ad alcuni aspetti, no? A volte il dialogo tra i soggetti istituzionali o tra i soggetti del territorio è piuttosto provocato dagli eventi che si verificano, piuttosto che da un percorso effettivo di condivisione e di strategica collaborazione. Grazie. Passo la parola a Faustina Mangone. Grazie Gianluca, un saluto a tutti. Buongiorno, ben trovata Faustina. Ciao, grazie, grazie. Poi alla fine siamo sempre un po' noi, no? Che lavoriamo per passione su certe cose. Allora, io sono una psicologa che attualmente mi trovo con le mie due gambe in contesti diversi, nel senso che sono sia nei servizi sociali in un ambito che quello di Picerno capofila e come operatrice e come operatrice PON rispetto al reddito di cittadinanza, sono nell'Alto Basento. Io volevo condividere con voi quello che mi chiedo sempre ogni volta, dico: ma come mai si parla di risorse che vengono date, siamo nel 2021, facciamo finalmente una programmazione 2021-2027, perché spesso nei nostri servizi utilizziamo fondi nel 2021 che riguardano il 2019 o il 2018, ed era una domanda che io mi facevo, dico: ma come mai non si riesce mai poi a essere nei tempi?
E questa sollecitazione di stamattina che mi date è bellissima, è rispetto al fatto che parliamo di transizione. È come se noi perdessimo sempre di vista che la società è in movimento, in un movimento veloce, rapido, e noi ci ritroviamo a parlare di qualcosa del passato. Abbandoniamolo questo passato del 2002, del precedente. Parliamo delle nuove povertà. Io, lavorando sui territori stamattina, volevo condividere con voi questa contraddizione che il Covid ci sta portando. Valorizzare la domiciliarità, ma nello stesso tempo parlare di socialità? Il Covid ci ha portato a stare dentro per forza e sembra che dobbiamo programmare un ritorno alla domiciliarità. Mi spiego meglio. Io credo che il focus non debba essere solo un focus nella programmazione legata al momento economico, che sicuramente è fondamentale e importante, perché senza l'economia non facciamo niente. Però dobbiamo spostare anche il focus su altri tipi di povertà, su cui il PON stava cercando di intervenire, quello educativo e quello psicologico. Io vi porto questo vissuto della solitudine che nei territori si sta vivendo, prima di tutto su di noi, su noi come operatori, ma proprio sui nostri cittadini, diciamo. E quindi un bisogno di tarare anche questa programmazione su momenti forti di socialità e di socializzazione, e che non tengano conto, perché poi un altro passaggio, scusate se vado un po' così a braccio, ma mi ho messo degli appunti, transizione sociodemografica. Andiamo a parlare di pochi bambini che ci sono nella nostra regione, forse più di ogni altra regione italiana, e andiamo a lavorare sugli asili nido? Io credo che vada anche pensato e ripensato che il target su cui noi dobbiamo lavorare bisogna spostarlo anche di anno in anno. L'emergenza oggi è, secondo la mia visione sui territori, sicuramente la parte più anziana della popolazione, quella diciamo giudicata sociologicamente non attiva, e la solitudine di queste persone, e la fascia adolescenziale, cioè i giovani adulti. Quindi io credo che in questa programmazione sono qui disponibile anche a lavorare con delle proposte concrete su questi aspetti, su queste due fasce molto molto pregnanti sui nostri territori e importanti. L'ultimo passaggio, così volevo sollecitare, visto che lavoro sui territori, si parla di estate di socialità. Quanto gli ambiti territoriali stanno entrando in collaborazione con gli istituti scolastici nel programmare momenti di socialità per questi ragazzi? Io credo che non ci siano in questo momento co-progettazione, co-programmazione con altre istituzioni. Vanno fatte, non possiamo stare qui a parlare di programmazioni, di tante programmazioni. Ci sono dei momenti concreti, dei momenti pratici su cui adesso si può lavorare, adesso, cioè a giugno e non l'anno prossimo. Quindi io non so, sono una semplice operatrice, dico sempre, sono un semplice operaio e sono un semplice soldato, però gli eserciti sono fatti da soldati, e mi piaceva con Isabella Urbano, non so se è ancora con noi, riprendere questa sollecitazione sulle persone. Noi siamo persone, lavoriamo con le persone sono fatte di economia. Ciao Isabella, sono fatte di economia, di psicologia, di educazione, di socializzazione, sono fatte in tutto il loro aspetto, e una programmazione su welfare non può prescindere da tutti questi aspetti. Non so se vi ho aiutato, io vi ringrazio di avermi ascoltata e sono contenta di essere qui, piacevolmente contenta. Grazie Fausta, grazie mille. Ci sono degli altri interventi? Anche dal suo intervento emerge questa grande difficoltà nel rapporto tra i vari soggetti che potrebbero, diciamo così, costruire sinergicamente degli interventi a beneficio delle maggiori situazioni di fragilità.
lei individua i giovani adulti, i ragazzi in età scolastica. Ecco, ha alzato la parola Emanuele Bruno, a cui, insomma, ha alzato la mano e passo immediatamente la parola. Vai Emanuele. Buongiorno, buongiorno Emanuele Bruno dal comune di Irsina, ambito 7. Condivido molto gli interventi che ho ascoltato e mi facevano pensare alla opportunità di attivare anche un confronto tra i diversi ambiti sulle diverse misure. Ho sentito parlare dell'esigenza di strutturare gli uffici sociali, che condivido, ma gli uffici sociali all'interno del territorio, non me ne vogliano le assistenti sociali, non sono solo le assistenti sociali. Le assistenti sociali svolgono un ruolo importante e credo che sarebbe interessante un confronto aperto con gli ambiti su come strutturare gli uffici sociali all'interno dei comuni, quali figure occorrono, cosa occorre fare, perché è certamente fondamentale il rapporto con la popolazione, ma la pubblica amministrazione ha necessità di procedure, ha necessità di strutture, quindi ha necessità di muoversi nella concretezza. Questa è la parte strutturale. Sulla parte di merito delle misure, invece, colgo l'occasione per invitare ad attivare dei tavoli di confronto sulle singole misure. A volte abbiamo difficoltà a immaginare come realizzare determinate misure e abbiamo difficoltà ad attivare un confronto che sia finalizzato all'attuazione pratica. Anche noi siamo persone, abbiamo necessità di studiare, abbiamo necessità di capire come intervenire e questo non piove dal cielo casualmente, è frutto di un percorso formativo, di una visione dei servizi che deve essere in qualche modo attuata. La 917 ci dà degli spunti importanti, ma dobbiamo essere lucidi nel dire che siamo distanti da quegli obiettivi e quindi possiamo, perché gli strumenti ce li abbiamo, poi ci sono delle criticità legate ai contratti ed è vero ed è reale, perché è così, gli uffici sociali devono pensare al benessere delle popolazioni, ma questo vuol dire che anche chi ci lavora deve avere una serenità per farlo. Però credo che sia fondamentale attivare un percorso di confronto che sia fondato anche sulla formazione. Credo che ci dovremmo per esempio collegare o ci potremmo collegare alle università, per esempio negli ambiti specifici, per provare ad affrontare concretamente i temi, ma anche ad immaginare delle soluzioni che non siano soltanto ripetizione di quello che abbiamo fatto negli anni pregressi. D'altra parte il Covid ci porta davanti a realtà nuove, ma non riduciamo tutto al Covid, perché le esigenze sociali sono esigenze sociali che si evolvono anche a prescindere dal Covid. Grazie. Grazie Emanuele. Ci sono degli altri interventi? C'è qualcuno che dagli ambiti vuole parlare in merito a eventuali difficoltà rispetto ai servizi, eventuali opportunità che magari Faustina Mangone prima evidenziava sulla possibilità di mettere in rapporto dimensioni sociali a dimensioni culturali, a dimensioni di carattere lavorativo, occupazionale, non lo so. Diciamo così che i punti di riferimento assoluti su tutto questo siete voi e quindi tutto quello che porterete in condivisione servirà a tracciare un cammino che potrà essere virtuoso nella misura in cui i livelli di condivisione saranno più avanzati. Emanuele, non so se tu giustamente dicevi sì, al di là del Covid c'erano delle criticità e ci sono delle criticità, ma rispetto ai servizi sul territorio, ci sono degli aspetti sui quali ritenete necessario, improcrastinabile, una dimensione dell'intervento che sia strategica, che sia organica, che non venga affidata, diciamo così, all'improvvisazione quotidiana, come dicevi tu, ma a un percorso che, insomma, riesca a vedere un po' più lontano dell'immediato. Sì, sì. Esatto, era proprio quello a cui facevo riferimento. La, diciamo,
pensare i servizi, allora facciamo un caso pratico. Se noi oggi dobbiamo lavorare sui servizi da portare sul territorio, non è che ci alziamo una mattina e cominciamo a erogare servizi. Questo presuppone una valutazione delle esigenze, una conoscenza del territorio. Probabilmente io non ho esperienza come le colleghe che hanno parlato, perché sono a Irsina da un anno. Però ritengo che questa valutazione possa essere fatta attraverso un confronto tecnico tra i soggetti che lavorano sul territorio. In questo anno di esperienza io, per esempio, vedo che il territorio a volte ha bisogno di servizi, a volte anche semplici, ha necessità di essere orientato, ha necessità di comprendere le misure che vengono messe in campo. Noi abbiamo il 15 maggio, sono scadute le misure assegno di cura, SLA e stato vegetativo, per esempio, ma è evidente che il territorio ha una difficoltà a percepirle e a comprenderle. Quindi è importante che le attività che vengono messe sul campo non vengano unicamente, attivate. C'è necessità di creare tra gli ambiti e la popolazione un collegamento di confronto che non può essere fatto su base casuale, ma deve essere programmato. Una misura, non lo dico io, la 917 dice una misura deve essere collegata all'altra, le risorse devono confluire attraverso un progetto unitario. Questo è quello che dovremmo cercare di fare, ma non lo faremo attuando unicamente le singole misure che riceviamo dal PON, dalla Regione, dallo Stato. Non potremo farlo in questo modo. Noi abbiamo necessità di avere tra di noi un confronto che deve essere funzionale alla programmazione dei servizi. Gli uffici sociali comunali sono soltanto gli assistenti sociali? No. Gli uffici sociali comunali sono gli assistenti sociali, sono la struttura amministrativa, sono i mediatori culturali in questa realtà, sono gli psicologi. Penso per esempio allo sportello sociale, cioè alla capacità che il servizio sociale dia un supporto alla popolazione. Non devo e non posso entrare nel dettaglio, però l'esperienza che sto facendo, che abbiamo fatto con i colleghi, ci ha portato a rilevare che nel momento in cui mettiamo in campo, per esempio, attiviamo uno sportello sociale, l'utenza risponde. Che vuol dire? Che il bisogno esiste, il che vuol dire che serve personale che si dedichi a questo tipo di servizio. Penso per esempio alla figura delle psicologhe. E forse è arrivato il tempo che queste figure professionali vengano valorizzate e percepite in modo diverso. Il Covid ci mette in estrema difficoltà, ma dico, guardate che anche prima c'erano difficoltà che arrivavano da esigenze magari territoriali particolari, e dopo ce ne saranno delle altre. Quindi a volte noi credo che dovremmo concentrare l'attenzione, tra virgolette, sulla semplicità delle cose, perché se rispondiamo ai bisogni semplici probabilmente ci muoviamo, non dobbiamo pensare unicamente alle macro misure. Grazie, grazie Emanuele. Grazie a voi. Allora, andrei alla conclusione dell'appuntamento, perché insomma ritengo che gli elementi emersi siano già sufficientemente importanti per consentirci delle prime considerazioni. Vorrei a questo punto, per così chiudere un po' il cerchio, riportare la parola a Antonio Di Stefano del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica, e poi chiederei a Piero di preparare un passaggio che ci accompagni, insomma, alla chiusura dell'appuntamento. A te la parola, Antonio. Sì, io, lungi da me fare delle conclusioni, però alla luce degli interventi che sono stati fatti volevo aggiungere alcuni elementi che spero possono essere utili. Intanto noi ci immaginavamo che dietro
diciamo, questo ciclo ci potesse essere un livello di complessità elevato, e i vostri interventi in qualche modo lo hanno attestato, un livello di complessità che naturalmente afferisce a livelli che sono anche diversi. Cioè, noi oggi in questa giornata sono venuti fuori aspetti che sono organizzativi dei servizi, ma anche delle strutture amministrative, quindi anche delle procedure. Poi c'è un altro aspetto, che è quello sul quale, diciamo, noi dal nostro lato siamo più avvezzi, che è quello invece della programmazione delle risorse, che è un altro aspetto ancora. Ecco, ci sono alcuni elementi che a noi interessano e che speriamo che in qualche modo vengano fuori. Come diceva prima Emanuele Bruno di Irsina, in qualche modo noi dobbiamo definire delle priorità, benissimo, partire dalle cose che servono al territorio. Noi dobbiamo fare lo sforzo anche di far trasferire queste esigenze all'interno dei programmi del 21-27, perché questo è il momento giusto per farlo, perché poi dopo, se non definiamo l'architettura nelle quali queste cose che devono essere realizzate non sono presenti all'interno dei programmi, poi diventa complicato e laborioso modificare i programmi in corso d'opera. Quindi questo è il momento per farlo. Nel fare questo dobbiamo provare anche a portare a capitalizzazione delle cose che sono già state fatte. Cioè, ogni volta che facciamo la programmazione noi non dobbiamo ricominciare tutto quanto da capo come se fossimo all'anno zero. Quindi ci sono delle cose, alcune sperimentazioni che voi avete condotto sui territori. Questo è il momento di dire, ce lo dite voi, perché voi avete la conoscenza e il know-how, ci dite quelle che hanno funzionato, quelle che è giusto che vengano transitate. Lo dobbiamo fare secondo una logica anche di opportunità, perché, come diceva qualcuno, i programmi hanno delle regole di gestione diverse. Quindi, scusami, chiedo al Nunziata Quaratino di spegnere il microfono, grazie. Tu come fai per vederli tutti? Chiedo a Quaratino di spegnere il microfono. Grazie. Vai, Antonio. Okay. Diciamo, dobbiamo farlo su una logica di opportunità, perché i programmi hanno delle regole diverse, per cui alcuni interventi sarà opportuno che vengano allocati, programmati in un contesto, altri in un altro. Questo naturalmente significa avere un quadro che sappia fare integrazione fra tutto questo. Ripeto, facendo capitalizzazione anche delle cose che possono sembrare apparentemente, come dire, non collegate rispetto a questo mondo, no? Cioè, qualcosa che è stato realizzato per esempio nel contesto delle aree interne, dove comunque probabilmente anche con una vostra partecipazione di alcuni di voi hanno tirato fuori alcuni servizi che, interessanti, che riguardano il trasporto sociale piuttosto che l'infermiere di comunità. Ecco, anche quelle sono degli esercizi di integrazione che noi dobbiamo provare a recuperare e a inserire in questa fase. I tempi della programmazione sono tempi lunghi e questo agevola, ma perché 21-27 significa in realtà 21-2030, perché qualcuno si chiedeva come funzionano i tempi. Le programmazioni poi hanno delle fasi che continuano, quindi abbiamo di fatto un decennio davanti. Però per programmare le attività dobbiamo provare a uniformare i linguaggi e dobbiamo cercare di farlo in questi mesi, perché questi sono i mesi cruciali. Se lo facciamo adesso siamo facilitati nel futuro. Mi taccio e banalmente dicendo soltanto un'ultima cosa: noi ovviamente non pensiamo di avere né l'autorità né le competenze di risolvere tutti i problemi che sono venuti fuori e quelli che verranno. Proviamo a dare tutti insieme un contributo e poi immagino che l'amministrazione troverà i luoghi, le forme e le modalità per dare delle risposte più esaurienti di quelle che proviamo a dare modestamente con questo primo ciclo di incontri. Grazie Antonio. Piero, se ci doni qualche altro minuto anche accompagnare questi aspetti emersi dalla chiacchierata odierna. Sì, Gianluca, sono qui, grazie. E ovviamente anch'io non ho assolutamente l'ambizione, la presunzione di chiudere, anzi piuttosto mi piacerebbe, appunto, come avete già detto voi, riaprire, rilanciare. Mi ha molto colpito positivamente, piacevolmente, questa domanda che è emersa da tutti i vostri interventi, che è comune a tutti i vostri interventi, di lavorare come gruppo, come, io direi come comunità, insomma, per usare un linguaggio a noi caro, che ci sia in Basilicata una comunità professionale di operatori territoriali che condividono le esigenze e la necessità di farsi
squadra, gruppo, di confrontarsi su questi temi, io credo che sia un'opportunità straordinaria che anche Regione Basilicata deve cogliere, svolgendo, diciamo, e valorizzando al meglio il proprio ruolo di, come ha fatto oggi, del resto, di accompagnamento, di facilitazione di questo confronto. E questo è uno degli aspetti più importanti. Mi pare lo diceva la dottoressa Urbano nel suo primo intervento, è vero, le risorse sono importanti, saremmo ingenui a pensare che non siano importanti, ma non sono tutto. Ma io direi anche persino la razionalità tecnica e amministrativa, che è condizione necessaria per noi per realizzare tutti gli impegni di cui abbiamo parlato, è certamente una condizione necessaria, ma anch'essa non è tutto, se non è accompagnata da un processo che ha a che fare più con dimensioni di carattere culturale. Più volte Antonio ha parlato di linguaggio comune, e voi avete espresso la necessità di confrontarvi. Queste sono dimensioni che attengono a una sfera che direi pre-amministrativa, pre-tecnica, se così posso esprimermi. E la consapevolezza vostra di queste esigenze è un punto, secondo me, di maturità del sistema territoriale dei servizi che non va assolutamente disatteso, e Regione Basilicata in questo può svolgere un'attività di sostegno, di facilitazione, ripeto, di coordinamento molto importante. Poi qualcuno di voi ha posto anche delle questioni più puntuali, ne cito una che è quella, diciamo, topica quando si parla di investimenti di risorse significative, che è la sostenibilità degli stessi. Beh, vi segnalo il fatto che la logica sulla quale si sta muovendo questo ritorno a un protagonismo da parte dell'organo di governo centrale in materia di welfare, di politiche sociali, si accompagna alla definizione di livelli essenziali di prestazioni, finalmente, diremmo, dopo tanti anni. Anche la riforma della non autosufficienza, così come quella della disabilità, che non abbiamo citato, ma il PNRR indica anche la necessità, dopo tanti anni, di mettere mano a una norma gloriosa che ha accompagnato lo sviluppo delle politiche di welfare nel nostro paese, la 104, come sapete. E, la riforma di questi due ambiti di policy specifiche si muoverà, per quello che riusciamo a capire, ma è abbastanza certo, secondo la prospettiva dei livelli essenziali delle prestazioni. Quindi noi adesso abbiamo una serie di livelli essenziali, avremo fra un po' una serie di livelli essenziali delle prestazioni, quelle del 147 in materia di contrasto alla povertà, quelle sul servizio sociale professionale introdotte dalla legge di bilancio di quest'anno, che ci consentono una prospettiva di lavoro. Guardate che non era mai successo nella storia della Repubblica e delle politiche sociali che una legge di bilancio consentisse l'assunzione di personale pagato a vita, cioè se e quando un comune, un ambito territoriale raggiunge quel livello di dotazione organica, la copertura finanziaria prevista dalla legge di bilancio è per tutta la durata della vita professionale di quella unità. Ed è una cosa che, francamente, se me non avessero raccontato, io faccio questo lavoro ormai quasi da 20 anni, se me l'avessero raccontato qualche anno fa non ci avrei creduto. Quindi, come dire, dobbiamo, sul tema della sostenibilità, dobbiamo essere bravi a riflettere sui temi e a accompagnare questa nostra riflessione con la logica dei livelli essenziali delle prestazioni. Quindi tutte le risorse comunitarie che ci consentano di infrastrutturare ciò che si inserisce nel contesto dei livelli essenziali delle prestazioni, secondo me è un modo intelligente di guardare alla programmazione. Ma è stato detto più volte e io sono d'accordo, le esperienze territoriali anche dei più piccoli comuni e ambiti sono preziosissime per rinnovare il nostro sistema di welfare. Se riuscite a tener fede a questo bisogno, direi, che avete manifestato di confrontarvi periodicamente, io sarei anche ottimista sul percorso che vi aspetta. Buon lavoro. Grazie Piero, grazie per questo tuo secondo intervento. Non mi resta che salutarvi dandovi appuntamento al giovedì 27, al giovedì 10 giugno, ore 10:30, in cui entreremo nel merito delle questioni parlando della programmazione 2021-2027 con un focus sulla priorità inclusione e protezione sociale. Quindi appuntamento al 10 giugno, ore 10:30, interverrà la dottoressa Chiara Diana per l'autorità di gestione.
Grazie per aver partecipato, per esserci stati e arrivederci al prossimo appuntamento. Sperando che sia così, così vivo e così partecipato, così numeroso come quello di oggi. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao a tutti. Arrivederci, buona giornata. Buona giornata. Arrivederci. Buona giornata a tutti. Arrivederci.